Bentornati, bentornati, bentornati a Siamo Noi. Buon venerdì a tutti e oggi per noi non è un venerdì qualsiasi, è il venerdì santo e dunque abbiamo deciso di dedicare la rubrica sulla vita, sulle gioie, sulle fatiche della vita di coppia oggi a quelle coppie che la morte separa, dove l'amore naturalmente resta forte nei tanti ricordi, nel cuore di chi ha perso un compagno o una compagna di vita. E allora ci vogliamo interrogare oggi e domandarci che cosa possiamo fare, cosa possiamo dire per aiutare una persona, la persona che sopravvive alla perdita appunto del compagno di una vita intera, per aiutarlo a riprendere la vita nelle proprie mani. E naturalmente il destro per queste nostre riflessioni ce lo state offrendo sempre voi, e in questo caso è stato Luigi che ci ha scritto. Luigi abita a Forlì, Luigi ha 50 anni, è stato sposato con Anna Maria, ci ha anche scritto che è una nostra telespettatrice, per ben 25 anni. Ha perso sua moglie un anno fa all'improvviso per un infarto e Luigi ci racconta quanto è ed è stato difficile tutto questo. Ci dice che i primi giorni di lutto lui non riusciva né a dormire né a mangiare, che si è buttato veramente a capofitto nel lavoro, non avevano figli e lui ha deciso di tenere un po' i parenti fuori da tutto questo, non voleva coinvolgerli eccessivamente. Oggi, ci scrive Luigi, le cose cominciano a marciare un po' meglio, c'è una nuova collega in ufficio che vorrebbe conoscere meglio, vorrebbe invitarla magari a fare una passeggiata in questi giorni di primavera oppure a prendere un caffè, ma è trattenuto perché gli sembra di mancare di rispetto in qualche modo alle memorie del grande amore della sua vita, di sua moglie. Vorrebbe provare, tentare di ricavarsi qualche spazio per sé, fare un viaggio, magari iscriversi in palestra, però prova dei grossi sensi di colpa. Allora ci chiede un consiglio, ci chiede qualche suggerimento per poter riprendere a vivere serenamente. Non c'è una soluzione, caro Luigi, per tutto questo, una soluzione valida per tutti, però ci sono delle esperienze, ci sono delle parole che possiamo provare a condividere. E allora io do il benvenuto alle nostre ospiti, a partire da Laura Boccanera, la professoressa Boccanera, psicologa, psicoterapeuta, ben arrivata. Di coppia, di famiglia nel consultorio familiare che è gestito dal Vicariato a Roma, e ben arrivata. Grazie. Ancora accanto a lei Maria Valentina, che è qui per condividere la sua esperienza. Grazie Maria, grazie. Allora, dottoressa, lei ha sentito la storia di Luigi, insomma il suo è un appello abbastanza accurato. Allora io la prima cosa che le chiedo è se di ricordare a tutti quelli che condividono una situazione come la sua che è possibile riprendersi anche quando tutto induce a dire il contrario, quando siamo proprio schiacciati da un peso che ci opprime, quello che sembra buio assoluto. Allora, l'esperienza di Luigi ci permette proprio di affrontare una tematica così dolorosa anche come evento uno tra i più stressanti che una persona può avere nella vita. E alla domanda che lei mi diceva, se si può riprendere, assolutamente sì, è una questione di tempo e di lavoro sul lutto, cioè è un processo l'elaborazione del lutto. Brevemente vorrei accennare a cinque le fasi principali che diciamo da quando c'è l'evento luttuoso, quindi il partner muore, e c'è una prima fase proprio di negazione, di shock. Come lui ha detto, io non era, a parte ecco la gravità legata all'essere all'improvviso evento, esatto. Lui non sei mai preparato alla perdita di chi ami, però. Però un conto un processo di malattia che permette, non sai mai quando, però è un processo per cui uno si può in un certo senso iniziare a fare il pensiero, e un conto l'inevitabilità con un incidente, un infarto, un evento così grave. Quindi la prima risposta che il nostro sistema mentale dà è quella della rimozione e la negazione, non è possibile, c'è una fase di shock e di negazione. La seconda fase? La seconda fase è il patteggiamento, cioè si ha l'illusione che la persona possa rientrare, come se uno avesse quel pensiero che a un certo punto si apre la porta di casa e la persona ritorna, un'illusione creata dalla nostra mente perché non è ancora in grado di accettare il lutto. Questo è una sorta di finto sollievo. Le altre fasi brevemente? Brevemente la rabbia. Per cui c'è una collera che uno ha nei confronti o di se stessi, se si ha la colpa, la sensazione di colpa di non aver fatto abbastanza per la persona, o se la si prende con Dio, con la vita che ha permesso questo.
La quarta fase è quella della depressione, che è un momento importantissimo, che permette la risoluzione dell'esperienza del lutto. Quindi si tocca il fondo per risalire. Diciamo che il dolore è l'esperienza, è l'emozione importante da poter toccare. E poi c'è la fase dell'accettazione, che è quella in cui io integro l'esperienza del lutto, accetto la situazione, l'assenza, che diventa presenza però, diventa una rielaborazione di sé e della, diciamo, e qui dell'evento. Si fanno i conti con i ricordi e si sì. paragona al presente, al passato, si cammina. Sì. Io la ringrazio per questo, anche perché vorrei poter dire, insomma, al nostro pubblico, agli amici, ai familiari di chi vive una perdita simile, anche a me stessa, a noi, che noi forse siamo troppo veloci quando questo accade, diciamo sempre alla persona è ora di reagire. E in realtà, insomma, non è un processo breve. Sorride Maria, perché immagino che questa frase, adesso è ora di reagire, le sia stata rivolta. Lei è vedova, Maria, da quanto tempo? L'8 di aprile saranno 8 mesi. 8 mesi, quindi meno di un anno. Suo marito come si chiamava? Alessandro. Alessandro. Io vedo e sento, proprio percepiamo la commozione con cui lei dice il nome di suo marito, anche perché so che è stato un matrimonio lungo, bello, 45 anni insieme, avete lavorato insieme, lei addirittura supervisionava il lavoro di suo marito. Sì, per diversi anni, poi siamo stati trasferiti e praticamente lui è stato mandato in una sede e io in un'altra, e quindi ci siamo divisi, però ci si ritrovava la sera, il giorno. Posso domandarle come è accaduto, come se n'è andato suo marito? Perché praticamente, so che anche il distacco è stato molto duro, cioè era una malattia, però è stata improvvisa poi. Sì, perché in pratica un giorno si è trovato una bolla, questa bolla non passava. Dopo diversi accertamenti hanno scoperto che era un linfoma, non oggi. Praticamente ha iniziato subito la terapia e dopo 6 mesi diciamo che ne era uscito fuori. Ad aprile, ecco, in questo periodo aveva iniziato la terapia sino a ottobre. A ottobre, nel frattempo, è nato un nipotino, abbiamo festeggiato sia l'evento del nipotino e sia... Nipotino che aveva aspettato tanto. Sia praticamente la sua malattia. Quando a dicembre abbiamo ripetuto la PET, TAC, c'era una recidiva. Di lì ha cominciato un nuovo tipo di terapia, la quale l'ha debilitato sempre di più, sino a quando, in 3 giorni praticamente, una polmonite se l'è portato via. Un dolore immenso, immagino. Anche perché non avevano mai parlato di un'eventuale morte, ma bensì di una cura continuativa. Per cui per me è stato uno shock. Shock. Non so cosa posso definire. Io la ringrazio perché sta cercando di ricordare, di condividere con noi la difficoltà. Sì, lo faccio volentieri, anche se logico suscita un qualcosa. Le è stato detto anche a lei, è ora di andare avanti? Me l'hanno detto anche dopo neanche un mese. Ecco. Io cerco di arrampicarmi tutt'oggi sugli specchi, ma ci vuole del tempo, perché non, dopo 8 mesi non è come il primo giorno. Non è come il secondo mese, ma non è che sia. Ci vuole del tempo. Maria ce lo sta dicendo, Luigi ce l'ha detto. Io chiedo a lei, il tempo non è uguale per tutti. No. Lei ci ha detto ci sono 4 fasi, questo ci aiuta un po' a codifica una cosa che sembra assolutamente non codificabile, diciamo. Però poi quelle 4 fasi si possono attraversare in 1 anno, 3 anni, 5, ognuno fa i conti più veloce naturalmente, non per estendere i tempi del lutto, ma per dire che per ciascuno c'è un cammino diverso e che non bisogna scoraggiarsi. Sì, ho fatto questa espressione perché in realtà la risoluzione di un lutto sano, perché è un processo, quindi ci sono delle tappe in cui necessariamente bisogna arrivare, per arrivare all'ultima che è l'accettazione, richiede più o meno 18 mesi, hanno fatto, insomma, gli studiosi hanno calcolato questo tempo. E non sono delle fasi precise e puntuali, cioè c'è un'oscillazione da sentimenti di rabbia, di depressione, e c'è un'evoluzione. Certo.
Maria, che è qui dopo 8 mesi, sì, e che cerca di condividere la sua esperienza per rispondere al dolore di un'altra persona, comunque è a buon punto. È a buon punto, assolutamente. Però la questione della tempistica, quando parlava di 3-4 anni, si entra poi in un congelamento, cioè il famoso lutto che non è elaborato. E quindi c'è un'esperienza che non è toccabile, e allora possono passare anche 10 anni, 20 anni. Lì però, ecco, diventa fondamentale farsi aiutare, chiedere un aiuto. So che Maria in questo è molto, sì, avanti. Maria, ma è vero che lei proprio nei primi tempi, e io una cosa che posso capire questa, la posso capire bene, non riusciva neppure a piangere? Certo, non piangevo, ma cioè era come che la cosa non toccata a me. Non sapevo, non capivo che cosa era successo, però non riuscivo a stare dentro casa. Aveva bisogno di passare tempo fuori dal luogo? Fuori, però non ce la facevo perché avevo le gambe bloccate. Avevo un'insofferenza che non lo sapevo neanche io che cos'era. Andavo a comprarmi da mangiare e dicevo, ma che compro? Che faccio? Sembrava tutto insensato. Era tutto inutile. Qualcuno accanto, anche non solo nei primi tempi, ma poi via via, suo figlio, suo nipote, allora, delle amiche. Sì, ci ho avuto e c'ho tuttora 2 amiche nel caseggiato che mi hanno aiutato moltissimo. Addirittura io la sera, dopo che spesso mi invitavano a mangiare, a pranzo, a cena, ma non per il mangiare, per stare in compagnia, perché io proprio non riuscivo. E la sera, se decidevo di stare a mangiare a casa mia, perché non volevo, io ho sempre cercato di arrampicarmi sugli specchi. Dopo mangiato mi sbrigavo e andavo a casa sua fino alle 11, perché così mi prendeva sonno, andavo a casa, prendevo delle gocce. Per potersi addormentare. Per potermi addormentare, ma... Ecco, ci ha fatto capire l'enorme difficoltà anche di questo. Cioè, certo, fa la differenza, anche se evidentemente, come ci sta dicendo Maria, non è che questa è la bacchetta magica che risolve le situazioni, però non essere completamente soli. Luigi, insomma, ci dice che solo è ed è stato parecchio, non ha figli, non parla di amici nella sua lettera, parla di parenti che non ha voluto coinvolgere. Diciamo che più la tendenza alla solitudine è una reazione, una delle reazioni normali al lutto. Cioè, ci sono una serie di disturbi del ritmo del sonno veglia, disturbi a livello di o non mangiare o mangiare troppo, quindi c'è un assesto sia a livello di pensieri, di emozioni, che a livello fisico, in cui uno bisogna rispettarsi. Però c'è un passaggio della solitudine, cioè avere una rete sociale che comunque stimola e aiuta a rientrare nelle relazioni è fondamentale. Come è fondamentale poter accedere a un supporto psicologico, perché è molto diversa l'elaborazione del lutto in base al tipo di personalità. Questo lei lo ha fatto, Maria, lei a un certo punto ha deciso che malgrado l'aiuto, malgrado l'amore del figlio, il nipote, era bene rivolgersi a qualcuno. Io ho cominciato ad andare a fare delle sedute dallo psicologo il giorno prima del funerale e adesso una volta a settimana vado da lui. Sente sollievo, nel senso che sente, sì, che insomma, aiutato moltissimo. Il peso si è un po' alleggerito. Sì, molto rispetto all'inizio. Poi io sono andata da un neurologo perché il psicologo non bastava, certo, perché diciamo che non mangiavo, ma non mangiavo perché proprio non avevo appetito, non sapevo proprio, sto facendo una cura per ritonificarmi, diciamo. Per essere sostenuta, c'è una faccenda che ci dice poi tra l'altro Luigi, che sta un po' avanzando nella sua elaborazione del lutto, no? Quando ci lascia intravedere che vorrebbe concedersi qualcosa, vorrebbe concedersi una confidenza maggiore con una collega, con molto pudore ci dice altro, ma forse non dice neanche a se stesso, che vorrebbe ricavare degli spazi, tornare a viaggiare, però si sente molto in colpa. Questa è una reazione normale, anche perché bisogna vedere come lui sta procedendo nell'elaborazione del lutto, cioè se c'è un evitamento di ricordi o c'è l'appropriarsi della relazione che lui ha avuto con la moglie, e questo le può permettere anche di tenerla nel proprio cuore e orientarsi nella parte più progettuale e creativa della sua vita. Se non c'è un'elaborazione, è chiaro che la colpa aumenta, la percezione è come se uno stesse facendo, creando un danno, ecco, al defunto, alla memoria del defunto. Quindi il suo consiglio qual è? Di andare un po' ancora con calma, insomma,
Anche poterne parlare con un consulente, cioè in questo caso lo psicologo ha una funzione decatalizzante, cioè permette anche di poter riattivare quelle aree creative che sono bloccate, che sono congelate e di poter superare queste percezioni di sensazioni di colpa o di magari di non essere... rispettoso, ecco, il termine giusto nei confronti del Perché lui ce l'ha proprio anche scritto, questo termine. C'è anche un'altra questione, noi ne abbiamo parlato anche in una puntata di Siamo Noi, nell'approfondimento, come si fa i conti appunto con il lutto, con la morte. Ci sono diversi studi che indicano il verificarsi di fenomeni, qualcuno definisce allucinatori, per cui la persona sente vicino a sé, ha quasi la sensazione del contatto fisico, del compagno di una vita, della compagna di una vita con cui ha trascorso tanto tempo insieme. Sì, sono sia reazioni normali, perché comunque... Poi c'è il credente che naturalmente esatto, è un'altra visione. Esatto, quello di sottolineare però, questo. Ecco, sì. Sono reazioni normalissime, avere allucinazioni o sensazioni di essere chiamato, di avere la percezione della persona vicino. E tutto questo... Si risolve nel tempo, però è importante non spaventarsi, perché bisogna essere molto rispettosi delle proprie reazioni, sia in termini di sentimenti, di emozioni, di pensieri, anche lo stato di confusione, lo stato di stordimento, c'è anche chi non prova niente in una prima fase, e allora vuol dire che non amavo il mio coniuge, no, è uno stordimento legato allo shock. Maria, le è capitato di sentire accanto a sé la presenza di suo marito, questa quasi una sensazione fisica? Una notte mi sono sentita prendere proprio questa mano in questo modo. Infatti io dormo sulla sinistra e lui dormiva sulla destra. Soltanto questa manifestazione, ma che poi quando mi sono resa conto che se era un sogno, se era realtà, non lo so, è finito tutto. Però poi altre manifestazioni no. Non è accaduto. Quali sono i fattori, dottoressa, che possono in qualche modo aiutare questa fase dell'elaborazione? Quali elementi invece possono ritardare il fare i conti con il lutto? Ecco, la questione del supporto, diciamo, spirituale, qui lo spirito di consolazione ci aiuta parecchio, cioè se uno può attingere a questa risorsa spirituale... Quindi chi ha fede, diciamo, comunque... Sicuramente, perché sente proprio la consolazione, non c'è la disperazione, c'è un dolore e quindi c'è un passaggio alla fase depressiva più veloce rispetto alle tappe. Chi non ne ha, è necessario potersi rivolgere comunque a degli esperti, perché comunque l'elaborazione richiede di darsi un tempo, uno spazio, perché questo dolore possa essere accolto. Spesso chi ha un lutto non accede alla risorsa della famiglia o degli amici, perché non vuole dare la propria sofferenza, si preoccupa. E invece manifestiamola questa sofferenza. Sì, soprattutto. E noi cerchiamo di non dire è ora di reagire troppo presto con troppa superficialità. Ma il dolore va toccato e bisogna essere rispettosi del dolore. Maria, ci sono dei momenti, così degli sprazzi di maggiore serenità che comincia a intravedere? Sì, beh, piano piano, sì, sì, sì. Certo, mi sto arrampicando sugli specchi, perché devo riuscirci, anche perché la sua serenità è la mia, no? Visto e considerato che dall'assù mi guarda. E siccome ci teneva tanto, non vedo perché dovrei darle un altro dolore. E lei poi è una nonna di uno splendido nipotino. Infatti adesso... Noi quindi... Adesso? All'inizio questo bambino mi pesava, invece adesso è l'unica persona che mi dà serenità. Noi l'abbracciamo veramente, un grandissimo abbraccio di tutto lo studio. La dica una parola, ma proprio una parola, purtroppo sono in conclusione, non solo per Luigi, ma per Maria. Sì, darsi il tempo personale, essere molto in ascolto delle proprie emozioni e rivolgersi alle risorse. Il primo è Dio. Maria comunque ha quel tesoro lì, ce la può fare. Io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, ringrazio Luigi che ci ha scritto, vi ricordo di continuare a farlo, di scriverci e di condividere le vostre storie, le vostre domande con noi, e faccio entrare il nostro Massimiliano che era già dietro le quinte. Eccoci, eccoci. Massimiliano. Una storia la sua, Maria, che ci ha colpito molto.
dritti al cuore e l'abbracciamo davvero con grande affetto. Adesso stiamo per andare in pubblicità, poi subito dopo volteremo pagina. Con noi in studio il conduttore di Presa Diretta, un collega importante come Riccardo Iacona. Con lui parleremo di tanti temi e fra questi l'attualissimo tema del terrorismo islamico e poi il dramma dei femminicidi. Qui subito dopo la pubblicità, siamo noi.